Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie per il canale, e cioè, come vedete chiaramente dalla schermata, Dishonored. Gioco che avevo promesso da tempo, avrei voluto portare qui sul canale, ma l'annuncio di Dishonored 2 avvenuto alle 3 e che sarà previsto per non si sa bene quando, nel 2016, speriamo nella fase iniziale dell'anno, ha reso questo titolo ancora più interessante. Per chi non sapesse nulla del titolo, vi posso dire che è uno stealth game che comunque può essere approcciato in molti modi diversi. Si può decidere di essere piuttosto brutali, come del tutto stealth, e non essere mai individuati se si è molto bravi. E l'ambientazione, come potete vagamente intuire adesso sempre da questa schermata, è di una tipologia simile steampunk, sebbene più che il vapore. Qui quello che smuove il tutto è il grasso di balena, e poi su questo vedremo meglio. Prima di vedere velocemente le opzioni, introduco come gestiremo questa serie. Innanzitutto anticipo che, come un po' tutte le mie serie, la affronteremo con calma. Non ci sarà un rush per cercare di finire il gioco il più velocemente possibile, prenderemo tutto con calma e cercheremo di goderci il gioco per quello che è. Ma c'è una piccola parentesi: il titolo qui presente ha numerosi libri da leggere, e ho pensato attentamente a questa, che si può definire una problematica quantomeno per una serie, non per quando uno gioca per conto proprio, quindi tra conto suo e proprio, un mix. Ad ogni modo, quindi a cosa sono giunto? Dato che per questo titolo, soprattutto in previsione di Dishonored 2, voglio leggere tutti i libri e voglio leggerli con voi, farò 3 episodi della serie normali, e un episodio a settimana sarà un extra che chi non è interessato alla lore di Dishonored potrà tranquillamente saltare, ma per tutti gli interessati, beh, ci leggeremo assieme i libri. Perché penso ci sarà parecchia lore, non tanto, cioè, oddio, ci sarà anche molta lore nel titolo base, ma ce ne sarà anche molta nelle DLC. DLC che non ho mai giocato, mentre Dishonored l'ho giocato nel 2012. E non ricordo quasi più niente, perché ho sempre una memoria pessima, ad ogni modo. Quindi, vedremo, mentre giocheremo, dei libri, in cui farò semplicemente una veloce scrollata per chiunque voglia mettere in pausa e leggerli, ma per tutti quelli che vorranno poi leggerli assieme, come vedrete proprio che li leggerò e li commenterò, rimanderò al video extra della lettura. Questo per spiegarvi un po' la dinamica. Chiaramente tutti i documenti relativi al protagonista, che ancora non svelerò come si chiami, li leggeremo lì per lì, perché non saranno lore extra, saranno, diciamo, dei fondamentali per la comprensione di quello che sta succedendo in quel momento al protagonista, quindi ovviamente li leggeremo lì per lì. Questo era più o meno tutto quanto avessi da dire per quanto riguarda una breve introduzione. Difficoltà la giocherei su difficile. Il titolo l'ho giocato solamente una volta, e al tempo penso di averlo giocato a normale, ma ad ogni modo ricordo molto poco, quindi vedremo come andrà con le difficoltà. Per il resto sono più o meno tutte opzioni base. Indicatori salute e mana contestuali, vuol dire che quando subiremo danni o useremo il mana verranno messi nell'HUD, nelle Zap Display, per tutto il resto del tempo rispariranno, o almeno questa è la speranza. Indicatori di consapevolezza sono quelli che indicano se stiamo per essere scoperti, e ho detto di no, perché non mi piace per niente. Stile merino semplice vuol dire che ho ridotto il merino a un semplice puntino per essere meno ingombrante. E per il resto dovrei aver cambiato molto poco. Comandi, niente di fondamentale. Grafica dovrebbe essere tutta al massimo. Sì. Audio, giusto un po' abbassato la musica rispetto al resto per rendere tutto più chiaro. Sottotitoli per tutti i dialoghi. Penso sì, sia tutto. Come potete vedere,
qui ho già iniziato una campagna perché ho ripreso la prima parte per vedere se il software di registrazione funzionasse e tutto. E poi abbiamo queste DLC che non ho mai giocato, non ho idea di cosa siano e non vedo l'ora di arrivarci. Ma prima direi sia il caso di fare la partita normale. Sei appena tornato da un viaggio di diversi mesi. Hai visitato le altre nazioni dell'impero per chiedere il loro aiuto contro la peste. Devi riferire le risposte diplomatiche all'imperatrice, della quale sei il Lord Protettore. Corvo, se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarmi, ti avrei tenuto vicino a me. Ma purtroppo non c'era alternativa. E il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te. Capospia? La peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura. Quando tu sei qui, mi sento in pace. Emily ed io conteremo i giorni fino al tuo ritorno. Fai in fretta e torna con buone notizie. Emily. Vedremo chi è questa Emily. Fiume Vranhaven. Mano ferma! Ci siamo! Occhio! Molla gli ormeggi! Mollati! Ci muoviamo! Ok. Usiamo il mouse per guardarci intorno. Andiamo alla Dunwall Tower. Lord Corvo deve riferire delle novità all'imperatrice. Lord Corvo, questo è il nostro Tanta nome. Tanta strada per portare cattive notizie. Secondo i marinai siamo maledetti. Magia nera. Beh, speriamo di non essere maledetti. Per quanto ne sappiamo c'è già la cura per la peste. E allora perché ci avrebbero mandato in giro? Stiamo vivendo tempi strani. Allontanare la guardia del corpo dell'imperatrice per un paio di mesi. Questo è strano. Era importante. Serve aiuto contro la peste. Ma è vero che è strano? Avrebbe potuto mandare qualcun altro piuttosto che me. Che dovrei proteggere l'imperatrice. Ma immagino ci sia stato un motivo. Ehi là, si sale. Occhio serrato, pronti. Attivo le pompe e si sale. Un comodo ascensore, pare. Casa, dolce casa. Pressione costante. E stop! Chiudere tutto. L'imperatrice ti starà aspettando, Corvo. Immagino. Ok, ci possiamo muovere con un WSD. Come ci si poteva aspettare. Salve. Fatto buon viaggio? Corvo, andate. L'imperatrice vi attende. Sì, certo. Ora sai cosa fare. Bentornato, Lord Protettore. Gentilissimo. Qualche problema? Qui vedo che fuma. Normale? Ecco. Fatto buon viaggio? Una fantasia con le domande, eh? Grazie. Ok, lì abbiamo una porta. Ah, pare non esserci nulla. Ormai sono poche le navi che solcano il fiume, a causa della peste. Mi sembra un ottimo motivo per fare meno viaggi. Soprattutto per i problemi che le navi hanno con i topi in genere. Signore? Salve. Corvo, sei tornato! Esatto! Dimmi del tuo viaggio, ti prego. C'erano le balene. Se non le hanno sgozzate e peso il grasso. Ora. Io conto e tu ti nascondi. Ah, c'è tempo. Mamma sta parlando con quel vecchio e cattivo capospia. Va bene. Lì stanno dipingendo un quadro, pare. Artistici. Bene, andiamo. Premi maiuscolo sinistro Quando per scattare. La mamma era triste. Le mancavi tanto. Interessante Molto questo provato. Simbolo. Salve. Il Lord Capospia è con lei, ma ha detto di farvi entrare. Ok, un attimo. Prima voglio giocare un attimo con Emily. È tanto che non la vediamo, 2 mesi. Vediamo se sei ancora bravo. Io mi copro gli occhi e conto. Quando ho finito, ti vengo a cercare. Babbini. Bene, conterò fino a 10. Trova un nascondiglio. Ok.
Premi il control sinistro per entrare in modalità furtiva. Quando stai a riparo per interrompere il contatto visivo con i nemici ed evitare di essere scoperto. Quando sei in modalità furtiva, il rumore dei tuoi passi è smorzato. Ok, dove ci potremmo nascondere di bello? Uno, due, potremmo andare anche là tre, sopra. Quattro, cinque, qui dietro. Sei, sette, oh, abbiamo otto, un posto proprio. 9, 10. Sto arrivando. Non hai idea di quanto ti sia vicino. Prendo Q&A, ci possiamo sporgere. Sarai qui? No. Vediamo dove ti nascondi. Hai vinto, va bene. Ora andiamo, così anche mamma potrà. In genere ti lasciavo vincere, ma basta. Ora sei cresciuta, puoi accettare anche la sconfitta. Come mi spiegherai come arrampicarmi? Il fatto che riesca a batterti correndo all'indietro. Sono un pro. Sono il Lord Protettore. Oddio, sto perdendo. Bentornato, Lord Protettore. Grazie. Bella faccia. State fermo. Corvo, bentornato a casa. Ovunque tu sia stato. Un po' qui, un po' lì. Gli hanno fatto girare tutte le isole in cerca di aiuto. Tempo sprecato. Il mio elisir può liberare la città dalla peste. Ah sì? Ora state fermo un momento, Alto Sacerdote Campbell. Alto Sacerdote Campbell. Secondo me il quadro non somiglia a Campbell. Dici? No. Ci assomiglia abbastanza, su. Direi di sì. Hai visto come ho migliorato la chiusa? Ah, quella è opera tua? Perché uno che ha un elisir che può curare dalla peste e conosce come fare opere di alta ingegneria adesso sta facendo un quadro di un alto sacerdote? Misteri. Devo tramandare la magnificenza dell'alto sacerdote alle future generazioni affinché loro possano goderne. Sento del sarcasmo. L'imperatrice ti starà aspettando, Corvo? Questo dipinto è un insulto al mio genio. Ok, chiaro. È stato inutile, Corvo. La peste ha origine dentro di noi. Dobbiamo avere più fede. Sì, certo, quello risolve tutto. Alto sacerdote, niente può salvarci dalle conseguenze di questa società corrotta. Nessuno straniero e nessun elisir. No, la fede invece sì. Ricorda, a ognuno la sua scelta, a ognuno il suo destino. Come vuoi, ma la peste ha aumentato il numero di fedeli. Chissà perché non sapevano a chi affidarsi. Come vuoi, ma la peste ha aumentato il numero. Ah, questo lo possiamo prendere? L'ha già dipinto? Sì. Bene, Sokolov, allora immagino non ti serva. Ma che fai? La bottiglia mi serve per distrarre lo sguardo da campo. Non è così brutto. Forse riesco a dipingerlo senza il sidro. Anche se in realtà non se ne separa mai. Distrarre lo sguardo. Vi riceverà subito. Grazie. Geoff Carnow. È stato bello viaggiare con te, Corvo. Immagino di poter dire lo stesso. Conosci mia nipote Calista? Diventa più bella ogni anno che passa. Calista? No, non mi pare. Vorrei tornare con la milizia. Non sono un diplomatico. Sì? Delle balene al largo di White Cliff. Ma non è ancora stagione. Qualcosa le ha disturbate? Speriamo di aver fatto bene a tornare qui. La peste non fa che peggiorare. E cosa avremmo dovuto fare? Basta, ti immagino. Salve, milord. Salve a lei. Sono persone malate, non dei criminali. Vostra maestà, ne abbiamo già parlato. Sono miei sudditi. Se sarà possibile, li salveremo dalla peste. Tutti quanti. Molto bene. Non intendo discuterne più. Mamma, Corvo è tornato! Grazie, cara. Lasciateci soli. Come volete, vostra maestà. Corvo. 2 giorni d'anticipo.
continui a sorprenderci, come sempre. Non mi pare che sia sorpreso in modo positivo. Lord Protettore, l'imperatrice sarà felicissima di rivederti. Altro sarcasmo? Crede ancora di poter aiutare gli appestati? Che presunzione. Sai com'è quando uno ama il suo regno? Non bisogna far aspettare Sua Maestà. Invece tu sei felice di andartene. Va bene. Un giorno mi porti in viaggio con te, ti prego. Quando sarà più sicuro. Hai visto che i notizie pirati? Mi porti? Diamo la lettera all'imperatrice. Speravo che un'altra città avesse già subito il contagio e conoscesse una cura. È una notizia pessima. Non possiamo fare nulla. Vegliacchi. Hanno intenzione di isolarci. Aspetteranno che la peste trasformi la città in un cimitero. Tutto bene? Rivali commerciali. Sembri triste. Sì, non preoccuparti, tesoro. La mamma sta bene. Ma dove sono le guardie? Chi le ha allontanate? Le guardie? Mamma, guarda! È vero! Stanno facendo sul tetto. Geoff? Cosa? Emily, vieni qui! Il tetto! Premi sinistro per attaccare con la mano destra, oppure destro per attaccare con la sinistra se hai un'arma o un potere equipaggiato. Aia. Pulsante radar del mouse per bloccare. Sì, ci stavo provando. Mi hanno fatto malissimo. Attento! Un altro! Corvo, grazie. Se tu non fossi stato qui. No, non ancora. Basta! Mamma! No! Lasciatela! Corvo! No! Vattene! Torna! Chi è quell'uomo? Corvo! Tutto va in pezzi! Trova Emily! Proteggila! Tu puoi farlo! Sai cosa fare! Promettilo! Corvo! Qualcosa mi dice che saremo un perfetto capro espiatorio. Guardate cosa ha fatto. Sì, t'ha ucciso l'imperatrice. Che cosa hai fatto a Lady Emily, traditore? Sì, qua sto. La sua guardia del corpo. Assurdo. Sarai giustiziato per questo, corvo. Prendetelo. Immagino sia inutile ragionare con voi. Sono passati 6 mesi da quando il capospia di corte ti ha accusato di aver assassinato l'imperatrice e di aver cospirato per rapire sua figlia Emily, legittima erede al trono. Sei rinchiuso nella prigione di Coldridge e il momento della tua esecuzione si fa sempre più vicino. 6 mesi non è poco. È la tua ultima possibilità. Firma la confessione e ti darò l'estrema unzione per salvarti l'anima. Preferisco l'anima empia, grazie. Per il momento basta. Fuori. Diamogli un po' di tempo per pensarci. Corvo, l'imperatrice è morta. Sua figlia Emily è tenuta nascosta e nessuno saprà mai la verità. Sei stato sfortunato. Domani ti giustizieremo, ma per una buona causa. A questa nazione serve un'autorità forte che guidi i deboli. E qui entriamo in gioco noi. Credimi, non c'è niente di personale. Anche se hai quasi mandato a monte tutto. Per quei 2 giorni d'anticipo? Ha funzionato. Eri nel posto sbagliato, al momento giusto. E qualcuno doveva prendersi la colpa. Immagino. Addio, corvo.
Spero di rivederti invece. Riportatelo in cella. Mangia, Corvo. Questo te lo manda un amico. Perché mi è rimasto qualche amico? Vediamo com'è la nostra cella. Possiamo vedere. Ci sono dei palchi in legno. Non vorrei che sia dove dovremmo essere appesi. Beh, immagino ci sia un po' di tanfo in quest'area. Lettera di un amico. Da un amico. Corvo, in questo momento la nostra identità è irrilevante. Sappi solo che confidiamo in te. Confidiamo in te vuol dire che pensate sia innocente? Questa è la chiave della tua cella. Quando sarai uscito, dirigiti alla sala degli interrogatori della prigione. Una volta lì, prendi la bomba e piazzala sulla porta esterna. Quando esplode, scappa. Raggiungi il fiume e fai perdere due tracce nelle fogne. Lì troverai l'equipaggiamento che ti tornerà utile. Uno dei secondini lascerà un'arma fuori dalla tua cella. Buona fortuna. Per i nostri piani ci servi vivo e in salute. Un amico. Per i loro piani? Quindi mi stanno dicendo che non mi stanno facendo uscire certo per bontà o perché credono in me. Semplicemente perché chi servo? Spada della milizia. Va bene. Come mai l'esecuzione di domani ha richiamato tanto pubblico? Si tratta di Corvo. Quando impugni una spada, uccidi un nemico ignano premendo tasto sinistro. O avvicini da dietro tenendo premuto il tasto laterale per eseguire un'eliminazione non letale. Quello che ha ucciso l'imperatrice e rapito sua figlia Emily. È un evento. Giusto. Un evento sociale per gli arroganti. Venite a vedere il nobile Lord Protettore decapitato. Bastardo. Sputava sempre nel mio cibo. Bene. C'è una cosa da tenere a mente. Sì, probabilmente. Attenzione, uccidere persone l'ala di isolamento non è alle squadre di manutenzione qualcosa che non siano scortate da un ufficiale che porterà del bene. Ma sono sei mesi deve essere concordato che con mi hanno tenuto prigioniero. Ebbene, radi al suolo questo posto. Cosa vogliono usarmi come capro espiatorio. Hanno rapito Emily. Sono qui. Deve farmi uscire. Sono molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Non ho intenzione di lasciare molti sopravvissuti. Attenzione, l'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati. Oh, mi ha visto? Colpitelo! Maledetto! È andata così. Quello là sopra? Ha sentito ma non ha visto? Mi spiace. Come ho detto, avrei voluto evitarli, ma mi hanno visto. Peggio per loro. Non ho veramente intenzione di lasciargliela passare liscia. Ho tutti i motivi per volermi vendicare. E beh, se hanno scelto di essere miliziani di questo regno corrotto, posso soltanto dire che è stata una pessima decisione per loro. Qui ci sono dei ratti. Ho sentito parlare di come combattere.
Oh cacchio. Va bene. Direi che potremmo tentare semplicemente di andare oltre. Delinquente in giro. Sì. Ah, mi serve una chiave. Attenzione, l'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati. E ti ho lisciato, purtroppo. Ma va bene così. Grazie per la chiave. Mi troverai? Se lo lascio qua ve lo mangiate? No. Mangiate soltanto quando siete in gruppo? Va bene. Buona ricerca. Codardo io? Ora ho un'arma dopo tanto tempo. Sei troppo lontano. Non mi va di perdere tempo per te. Attenzione, l'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scortate da un ufficiale della milizia. L'attraversamento deve essere concordato con una settimana di anticipo. C'è qualcuno qui? Pare di no. Qui fuori? Nemmeno. Dovremmo andare nella sala degli interrogatori. Capito. Qui abbiamo delle bottiglie che potremmo tirare per creare delle distrazioni, immagino. Qui dove ci stavamo torturando prima. Nient'altro di utile. Rapporto tra ufficiali di servizio. Interrogatorio di Corvo. Corvo Attano, ex protettore reale, è stato condotto all'interrogatorio. Si tratta di una faccenda della massima importanza. Il Lord Reggente e l'Alto Sacerdote Campbell condurranno personalmente all'interrogatorio. Segui i loro ordini senza esitare e tieni sotto controllo il torturatore. Se Corvo morirà per mano sua e non durante un'esecuzione pubblica come vuole il Lord Reggente, la tua testa sarà la prossima a rotolare. Ovviamente ci vogliono utilizzare come esempio, immagino, e per togliere tutti i dubbi dal Corvo è ancora privo. Se è stato l'assassino. Senso. Anche perché ha sopportato il doppio delle torture di qualsiasi altro interrogato. Riprenderemo quando si sveglierà. Non è fondamentale che firmi la confessione dell'omicidio, ma potrebbe tornarci utile in seguito. L'assassinio di un'imperatrice non è cosa da poco. Già. Vi renderei la vita facile, ma non ne ho alcuna intenzione. Qui abbiamo un libro che, come ho detto, leggeremo più avanti. Ed ecco la bomba messa in una cassaforte, lasciata accuratamente aperta. Sembra tutto fatto per aiutarci. Immagino che ora quella porta sia aperta. Hai pattugliato il cortile? Ancora no. Ah, non posso. La perdita di ieri nella caldaia. Fregatene. E inizia la ronda. Se ci fanno rapporto siamo nei guai. Vado subito. C'è qualcosa. Vediamo se
distrazione. Attenzione, l'esecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati. Lui ha una qualche chiave. Non so se ci serve, però. Ancora a lamentarsi per quella partita a dadi? Non rompere. Brutto schifo peloso. L'esecuzione di corpo è domani, vero? Sì, ma oggi deve essere già tutto pronto. Non vedo l'ora che gli taglino la testa. Non tutti amavano l'imperatrice, ma io sì. Peccato. Ci hanno visto. Questo dove? Per la milizia. Attenzione. Mi spiace. È interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scortate dal ufficiale della milizia. Non avrei voluto uccidervi. Deve essere completato una menzogna. Con una settimana di anticipo. Vi ho ucciso molto volentieri. Come ho detto, ho fin troppe cose di cui voglio vendicarmi. Penso che il sangue farà intuire un po' a tutti cosa sia successo, ma per ora chiudiamo così la situazione. Dovremmo essere già curati, il cibo non ci serve. Abbiamo altri 4 colpi. Bene, perché un po' li abbiamo utilizzati. Bene. Ops. Pare non ci abbiano sentito. Ho fatto sbilanciare l'avversario. Mi spiace per voi. C'è un po' di pulizia? Ma sì, dai. Giusto per non lasciare troppa evidenza a quello che stiamo facendo. E sì, pare che uccidere le persone porti la piaga a peggiorare in qualche modo, ma onestamente problemi secondari. È il momento di uscire da questo posto. Bene, andiamo. Saltiamo. Ci sono degli uomini là. È il tempo di correre. Per voi queste possono essere delle fogne. Per me sono la libertà.